Appassionati di motociclismo, benvenuti a una nuova puntata di Star Bikers. In realtà è il secondo speciale che abbiamo deciso di dedicare al Salone di Milano EICMA 2008. 500.000 visitatori hanno affollato il complesso fieristico di Rho. C'eravamo anche noi in compagnia di Renato Ossa, eravamo proprio lì. Ciao Renato. Ciao a tutti. E a commentare in studio con noi il salone c'è anche ovviamente Antonio D'Amores. Ciao Antonio. Ciao Lello e bentrovati a tutti. Allora, continuiamo con questo approfondimento che abbiamo fatto negli stand delle case motociclistiche di tutto il mondo e riprendiamo proprio da KTM. Stand bellissimo, il mio insomma paradiso tutto arancione, due segmenti importanti, ovviamente sui quali anche KTM si affaccia, Super Motard e Naked, Maxi Naked, SM990, gran motore ed elementi ciclistici che si rinnovano. Sì, la KTM, che è la casa austriaca, sta andando un po' nella direzione di quello che va per la maggiore in questo periodo, come detto Super Motard e Naked. Riesce a riempire le sue moto con tanta tecnologia. Infatti anche nei modelli base possiamo vedere che ci sono ammortizzatori white power, c'è tanta tecnologia. Si sta andando un po' nella direzione che sta andando poi anche la Ducati. Infatti non per altro è l'unica casa insieme a Ducati ad avere un telaio a tubi di traliccio. In questo caso stiamo vedendo una bellissima realizzazione, una versione speciale della Duke che monta il motore LC8 con scarichi a Krapovic, una moto che veramente veramente molto bella e molto curata. Ma la KTM si è anche dedicata alle supersportive con l'RC8 con l'ultimo motore 1190, una KTM che è partita da lontano con un motore in MotoGP che ha dato alla scuderia di Kenny Roberts, poi per motivi di budget ha fermato un po' lo sviluppo, mentre l'RC8 ha debuttato nella categoria Superstock non avendo i risultati che tutti speravano. Dobbiamo capire che cosa faranno l'anno prossimo, se veramente vogliono portare questo progetto in Superbike o meno. Molto simile davvero nel progetto alla Ducati questa RC8R, secondo te? Beh, molto simile. Sicuramente la filosofia di base è quella. È chiaro che per poter portare vertice una motocicletta in qualche modo ha contenuti, tra virgolette, come dire, datati. Il motore bicilindrico ovviamente in potenza pura non esprime, come dire, lo stesso potenziale di un quattro cilindri, insomma, lo vediamo attualmente in Superbike. Di conseguenza deve essere supportato non solo da grossi investimenti, ma anche da tecnici che hanno, come dire, dei trascorsi magari in Superbike, nella Superbike stessa o nella stock, in modo da portare dei riferimenti a questa motocicletta, perché fondamentalmente forse è quello che manca alla KTM, un riferimento, diciamo, Assoluto. assoluto, sì. Senti, allora, secondo te quel passaggio che c'è stato di KTM, chiamiamola questa meteora, in MotoGP, quanto ha rallentato poi il percorso di questa motocicletta? Ma KTM voleva fare la MotoGP, però si è resa conto che contro quei colossi che attualmente ci sono, parliamo di Yamaha, parliamo di Honda, parliamo di Suzuki, non è semplice Ricordiamo che battagliare. poi KTM, tra virgolette, diciamo, è una piccola azienda austriaca che insomma si sta espandendo, ma comunque rimane un'azienda diversa rispetto a Yamaha, Kawasaki e Certo, Honda. è una piccola quota di mercato, anche se ogni anno con dei prodotti mirati, che la campagna che sta facendo la KTM sta riuscendo a incrementare tanto le quote di mercato della KTM stessa. Bene, noi continueremo a parlare ovviamente delle altre novità del Salone di Milano di EICMA, però ci dobbiamo prima fermare per un attimo di pubblicità, soltanto 2 minuti e poi torniamo a parlare delle novità del 2009.